Il caso delle false 104 ha alzato un polverone su chi avrebbe abusato di questa legge per lavorare vicino casa. Sotto il tappeto invece storie di vita e di sofferenza. In graduatoria chi ha un falso malessere personale ha superato chi ha necessità di accudire un parente. È il caso di un semplice falso diabetico che scavalca una mamma con un bambino malato. Adesso per alzare i riflettori sull'altra faccia della medaglia del problema, le mamme si raccontano in questo video. Una sola cosa in questo momento mi viene in mente, un pensiero fisso da cui non riesco a distogliermi e riguarda te e i bimbi che come te sono costretti a non avere la mamma vicino quanto la vostra condizione richiederebbe. Amore mio, io non so se un giorno capirai quello che c'è scritto in questa lettera, ma voglio scriverla lo stesso. La mamma ti ama moltissimo e non c'è un solo giorno in cui io mi penta che tu sia nata. Ti voglio bene e voglio che tu sappia che tutto quello che faccio ogni singolo giorno da quando sei nata è fatto pensando a te, per proteggerti e per fare in modo che il tuo sorriso che illumina le mie giornate non si spenga mai. Amore mio, è difficile spiegarti in poche righe tutte le cose che sono successe da quando sei nato. Spesso non tutte belle, ma una cosa voglio dirtela. Il tuo coraggio di sorridere, nonostante tutto, è l'unico esempio a cui attingo per non arrendermi mai, anche nei giorni più bui. In questi pochi anni, da quando sei venuto al mondo, quello che mi hai insegnato non apprezzo. Mi hai insegnato a lottare e a non arrendermi mai, è la tua forza di volontà, è l'esempio a cui mi ispiro. Però, tesoro mio, voglio che tu sappia che non sempre la mamma potrà stare con te, perché anche se lo desidero con tutto il cuore, alcune cose non dipendono da me. Vedi, noi viviamo in un paese meraviglioso, dove molte persone hanno lottato e sono anche morte per dei valori universali, perché credevano che ognuno di noi debba avere la possibilità di vivere libero, nel comportamento e nelle scelte, in un paese di uguaglianza e di diritti civili. Ma poi col passare del tempo le cose sono cambiate e ci si è dimenticati di tutto quello che gli italiani sono e hanno fatto. Ed è nata una burocrazia che pur nell'intento di garantire gli stessi diritti a tutti è strumentalizzata da chi dimentica o non considera che alcuni hanno più bisogno rispetto ad altri. Ma non fraintendermi, amore mio, non voglio dire che non siamo tutti uguali, ma solo che alcuni hanno più bisogno di altri e vanno protetti e coccolati di più. Per esempio, tua sorella riesce a mangiare da sola e non ha bisogno che io la imbocchi. Tu invece, amore mio, non lo puoi fare e se non ci fosse mamma tu non riusciresti a mangiare e a bere. Il fatto è che tu hai più bisogno di tua sorella ad essere aiutato, altrimenti non avresti il suo stesso diritto a mangiare. Vedi, amore mio, quello che voglio dirti è che se anche mamma vorrebbe starti accanto e assisterti, non lo può fare, perché non mi permettono di lavorare vicino a te. Perché non hanno capito che tu hai più bisogno di altri. Voglio che tu sappia che ci sono delle regole che devono essere rispettate. Però è anche vero che queste regole non sempre sono giuste e adatte per dei bambini come te.